Buongiorno a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Io sono DCSFixWorks e oggi è il 24 maggio del 2016 e vorrei aggiornarvi su ciò che sta succedendo riguardo a Telecom Italia. Questo è il nono video e non so se magari alcuni di voi si ricorderanno che nel precedente video ho parlato di andare da un avvocato per chiedere praticamente informazioni su cosa fare per procedere per vie legali. Cosa che ho fatto? È successo ieri e oggi voglio praticamente dirvi come sono andate le cose e cosa mi ha praticamente consigliato di fare e cosa sto cercando di fare e cosa sto facendo praticamente per far valere i miei diritti contro Telecom stessa. Allora, secondo che mi metto la finestra bene, me la posso vedere bene, praticamente io ieri alle 4 ho avuto l'appuntamento con l'avvocato a Prato e praticamente gli ho spiegato tutto dal principio come sono andate le cose. E questa persona praticamente mi ha detto: "Guarda, te non solo facendo come ti dirò riuscirai a ottenere le note di credito per le fatture, ma riuscirai anche ad ottenere un risarcimento danni per tutte le cose che hai passato, perché effettivamente ciò che hai passato effettivamente è una cosa assurda, nel senso, ora sto aprendo il documento intanto che ho fatto. Io praticamente ho avuto costanti chiamate indesiderate di offerte commerciali sia di Telecom sia non, quando nel contratto avevo scritto di non riceverne. Poi praticamente a parte la velocità di navigazione, che vabbè, quella la sottointendo ormai che era di 0,7 megabit per secondo, quando la minima garantita dovrebbe essere 2,1. Poi attivazione e chiusura della linea con rispettivamente circa 20 e 30 giorni di ritardo. E reclami mai risposti. E di tutto di più, fai conto che sto leggendo il documento. Ah, ok, la cosa anche in effetti questa era grave comunque. Mi hanno attivato la Internet Play anche se io non l'ho mai richiesta e il contratto praticamente che io avevo richiesto era da 20 mega e poi mi è stato attivato quella da 7 mega dicendomi che non c'era copertura. Allora, perché mi vendi un contratto che non è vendibile? Nel senso, quando io ho contattato queste persone non posso nemmeno dire di aver capito male io, perché questa persona, questo operatore con il quale io ho attivato la precedente linea, praticamente cosa mi hanno detto? Mi hanno detto: "Guarda, allora c'hai due possibilità. O prendi la Team Smart e quindi c'è la 20 mega e tutto il resto, insomma, oppure se praticamente non fai la Team Smart del costo che era, mi pare intorno ai 40 euro al mese, non mi ricordo, potresti praticamente attivare un'altra offerta che tipo mi pare la lice casa, non mi ricordo, un'altra offerta, fatto sta che era per la 7 mega, quindi proprio la differenza di costi addirittura tra 7 e 20 mega, senza telefono fisso, cioè col telefono fisso a chiamate a pagamento, e praticamente mi sarebbe costato tipo qualche euro meno, quindi ho detto fanculo, mi prendo la Team Smart, sono a posto, almeno c'ho la 20 mega, ma non c'avevo la 20 mega in ogni caso. Quindi il punto qual è? Io gli ho spiegato tutto. E lei mi ha detto: "Guarda, nel caso che nemmeno Gcom ti risponda tramite la posta elettronica certificata, l'unica cosa che puoi fare è fare un reclamo al Corecom." E qua lo dico a tutti, è una cosa fondamentale, fate valere i vostri diritti. Vai sul sito del Corecom e scarichi praticamente il modulo di... come si chiama sta roba? Si chiama tentativo obbligatorio di conciliazione. Voi praticamente fate le procedure per scaricare il PDF del Corecom e poi praticamente una volta scaricato lo compilate. Alcune parti vanno compilate direttamente dal PDF, cioè voi aprite il PDF con Acrobat Reader, Adobe Reader X, quello che avete, nome, cognome, con residenza, tutti i vari dati li compilate direttamente dal PDF, quindi cliccate lì e scrivete dentro la casella di testo, no? Poi ovviamente c'è tipo qualche casella che va messa manualmente. Vabbè, le caselle dove c'è da barrare tipo una X, basta che entri dentro e scrivi X, proprio il tasto X sulla tastiera e mette la X. Però dove c'è scritto per esempio firma, non è che potete andare lì e scrivere col computer Paolo Marcelli, per esempio, ma dovete stampare il foglio e scriverlo praticamente direttamente, cioè fare la firma direttamente vostra, insomma, no? Poi dopo fate la scansione e gliela inviate. Oppure
lo mandate via fax o posta elettronica certificata. Io l'ho mandato tramite il sito online di APACI, ovvero Amministrazione Pubblica Aperta Cittadini e Imprese, e praticamente bisogna andare nella sezione, oddio non mi ricordo, comunque c'è tipo una sezione praticamente per inviare questi documenti, insomma. E in questo modo lo mandate direttamente, ecco, infatti destinatario consiglio regionale, in questo caso Toscana, quindi lo mandate al consiglio regionale della Toscana, insomma, o comunque della vostra regione, e quindi praticamente vi prenderanno in carico questa segnalazione. Io ho messo praticamente tutto, ci ho scritto praticamente tutto, qua c'è scritto che è stata protocollata, quindi dovrebbe essere stata presa in carico di tutte le cose. Praticamente io ho messo anche in allegato 1, praticamente ho messo carta d'identità e codice fiscale, che sono obbligatori. Allegato 2 dovrebbe essere, se non erro, l'ultimo reclamo che hai fatto a Telecom, perché comunque loro ti dicono sì, la conciliazione va sì, la puoi fare solo se l'operatore non ti risponde al reclamo, perché se no, ovviamente, cioè chiedere una conciliazione senza nemmeno cercare di risolvere i problemi con Telecom, cioè, insomma. Però io ne ho fatti tantissimi, quindi ho fatto dei reclami telefonici e anche uno scritto. Quindi ho scritto: il primo reclamo telefonico risale a febbraio, però ho anche questo scritto, e quindi ho fatto la fotocopia, cioè ho messo la scansione del reclamo scritto che ho fatto via fax. Poi ho messo anche la mail che ho inviato a Gcom, la PEC, e ho messo anche l'allegato della mail che ho inviato a Gcom, ovvero praticamente dove c'erano tipo tutti i documenti, certificato della Gcom e tutto ciò che ne riguarda, quindi ho messo un po' tutti i vari documenti e l'ho inviato. Adesso l'hanno preso in carico, sembra che l'abbiano presa in carico, insomma, c'è un codice di protocollo addirittura, e infatti c'è scritto protocollato, cioè preso in carico il 24/5/2016, quindi complimenti, velocissimi a prendere in carico i reclami. Quindi quello che mi ha detto l'avvocato è questo praticamente. Loro prenderanno in carico questo documento, poi entro un breve tempo comunque ti chiameranno per fissare un appuntamento dove c'è praticamente il consiglio regionale, quindi per esempio in questo caso la Toscana è a Firenze, dovrò andare a Firenze, che è comunque abbastanza vicino, e dovrò parlare con due del consiglio regionale della Toscana e anche un agente di Telecom Italia, non so chi sia. Però fatto sta che essenzialmente questa è quello che è la procedura standard. Quindi io praticamente vi dico un po' cosa ho messo. Vabbè, a parte tutti i miei dati ovviamente, poi ho messo descrizione dei fatti. La mia velocità in download è sempre stata circa 0,7 megabit per secondo, eccetto in piena notte, certificato da Gcom. Telecom mi invita a effettuare il recesso gratuito, poi mi invia la fattura di febbraio, linea chiusa il 3, ma devo pagare fino al 29, e quella di marzo con costi di chiusura linea e le rate dell'attivazione. Apro reclami per richiedere le note di credito e in due mesi, scrivendo anche PEC a Telecom e a Gcom, non ho mai ricevuto risposta. Un'ultima lettera mi minaccia di adire vie giudiziali e stragiudiziali per il recupero del credito, credito che non devo saldare a detta di Telecom stessa, a Gcom e il mio avvocato. Inoltre ho richiesto il contratto da 20 mega e non era vendibile, e mi è stato detto che c'era copertura attivandomi poi la 7 mega. Mi è stata attivata l'opzione Internet Play mai richiesta, lasciando perdere tutti i contatti commerciali indesiderati, e il fatto che la linea è stata attivata con circa 2 settimane di ritardo e chiusa con altrettanto ritardo. Precedenti tentativi di composizione della controversia. Ho messo reclamo dell'operatore sì, in data ho messo il primo, il 29 febbraio del 2016, appunto, quando ho fatto il reclamo due mesi fa con Telecom, anche di più di due mesi fa ormai, e, anzi quasi tre mesi fa a dir la verità, tipo tra tre giorni sono tre mesi, comunque. E, precedenti tentativi di conciliazione no, esito, nessuna risposta nemmeno all'ultimo reclamo scritto. E poi ho messo vostre richieste. Chiedo una conciliazione a Corecom sotto consiglio del mio avvocato e un risarcimento danni di euro 1000 per i periodi di ansia a causa dell'ultima lettera, tempo perso inutilmente, attivazione di offerte mai richieste, ritardi notevoli per l'attivazione e cessazione linea,
truffa nella vendita del contratto di 20 mega quando non era vendibile, contatti commerciali costanti, scusate, nonostante avessi assegnato la spunta di non riceverne, il mancato rispetto del parametro 5% della banda in download del contratto e ovviamente note di credito delle due fatture. Documenti allegati, come ho detto, fotocopia del documento d'identità dell'utente interessato, fotocopia dell'ultimo reclamo inviato via fax a Telecom Italia S.p.A. e fotocopia dell'email PEC inviata a Telecom con relativi allegati, insomma. E luogo Vaiano, data che è praticamente ieri, il 23, e la mia firma. Poi c'è anche una parte sotto per la delega, cosa che non ho compilato perché non vuole delegare nessuno, c'è una cosa di cui mi occupo io, l'intestatore sono io e faccio direttamente tutto io, insomma. E quindi questo è stato un po' il documento che ho fatto e che ho inviato al Consiglio regionale della Toscana e tramite il sito di Apaci. È una cosa che vi consiglio comunque di fare se avete già fatto quello che ho fatto io, nel senso, quando sono andato dall'avvocato, l'avvocato non è che mi ha detto tipo ma sì, hai fatto bene, cioè dovevi fare subito il reclamo alla Corecom. No, lei mi ha detto hai fatto bene a fare quello che hai fatto finora, quindi prima dovete fare qualcosa del tipo reclami a un operatore, possibilmente anche la procedura tramite misurainternet.it per Agcom, possibilmente, perché comunque ha detto è sempre una cosa intermedia tra Corecom e l'operatore, è sempre meglio fare cose di questo tipo. Quindi questo è quanto, entrambi non hanno avuto successo, ho mandato anche la PEC e tutto, e quindi praticamente cosa è successo? È successo che ho dovuto fare il reclamo al core come la richiesta obbligatoria di conciliazione, il tentativo obbligatorio di conciliazione, insomma, vedremo come andranno a finire queste cose. Io sinceramente non mi sarei aspettato nella mia vita di far denuncia a un operatore telefonico, di dire vie legali comunque. Però il punto è questo. Cioè, non è che dovete aver paura. Nel senso, io penso questo essenzialmente. Il mio punto di vista è questo sull'argomento. Telecom è un'azienda incredibile, prepotente, è una banda di ladri. Ok, ma perché dovreste aver paura se voi siete dalla parte della ragione? Ok che probabilmente c'è più mafia là dietro, ma magari anche accordi politici, anche se non so comunque. Però sinceramente io non me la sento di aver paura di un qualcosa del genere. Io sono dalla parte della ragione, quindi a testa alta, senza paura, hai ragione, porta avanti quello che... treni intanto che passano. Porta avanti i tuoi diritti, fai valere i tuoi diritti, e questo è l'importante, perché tutti hanno questi diritti, nel senso se ricevi praticamente atti illeciti da un operatore, è giusto che fai valere i tuoi diritti, insomma, è una cosa giustissima. Quindi questo è quanto, questo è quello che ho fatto, vi aggiornerò magari con il decimo video, magari siamo già a 10 video su situazione Telecom, e poi magari vedremo, insomma, cioè nel senso, vedremo un po'. Cioè, sinceramente io, se devo dire adesso come mi sento della serie che non vedo l'ora di metterlo in culo a questi cani bastardi che sono quelli di Telecom Italia. E spero di riuscirci, insomma, a fargli pagare tutto quello che mi hanno fatto. Cioè, sarebbe il minimo. Io minimo voglio le note di credito. Poi, se ottengo anche un risarcimento danni, tanto meglio. Quindi grazie a tutti per la visione di questo video, se vi è stato utile magari lasciate un commento, mi piace, se siete interessati iscrivetevi al canale. Quindi grazie a tutti e vediamo al prossimo video.